Quante cose nuove si scoprono quando si studiano le leggi? Quante di queste non si conoscono e tuttavia potrebbero risultare utili al momento opportuno? Non basta una laurea in giurisprudenza per sapere tutto del mondo giuridico. Bisogna anche conoscere le sentenze che interpretano il diritto e molto spesso lo riscrivono completamente. In più ci sono le novità legislative che ogni giorno si affacciano sul nostro paese e che non possono essere trascurate se si vuole restare aggiornati. In questo breve video vedremo alcune cose legali che non si sanno. Spazieremo tra i vari campi, romperemo i luoghi comuni di molti, faremo riferimento a questioni particolarmente importanti per poi soffermarci anche su qualche curiosità. Insomma, non avremo un tema unitario, l'unico punto in comune tra tutti i punti che affronteremo è il fatto che il più delle volte si tratta di questioni completamente sconosciute a molti. Ma prima di andare avanti, come sempre, iscrivetevi al canale, azionate la campanella degli avvisi e gustatevi la nostra sigla. Questa è la legge! Durante una delle sue scampagnate, Dario si vede costretto a fare l'autostop. Ma è abbattuto e snervato perché, nonostante ci stia provando da parecchie ore, non si è ancora fermato nessuno. Dario, ma sei sul ciglio di un'autostrada! Sei impazzito! Qualcuno lo porti via da lì! Lo sai che se ti ferma la polizia per farti l'alcol test, deve prima invitarti a nominare un avvocato e se non lo fa, l'eventuale sanzione che ne potrebbe derivare è nulla? Gli agenti però non sono tenuti ad aspettare che arrivi il tuo difensore, anche per non pregiudicare il buon esito dell'etilometro, così ti conviene chiamare un avvocato che abiti vicino al luogo in cui ti trovi. Lo sai che se hai perso la possibilità di fare un ricorso contro una multa o contro una cartella esattoriale perché i termini sono scaduti, hai comunque un'ultima strada da tentare, quella del ricorso in autotutela. Si tratta di un mezzo che la legge riconosce a chiunque quando è vittima di un errore evidente della pubblica amministrazione. L'amministrazione è tenuta a valutare le ragioni che adduce il cittadino, anche se questi è decaduto dalla possibilità di rivolgersi al giudice. Lo sai che, anche se vinci una causa, non è detto che il giudice ti riconosca le spese processuali? È vero, la regola vuole che chi perde paghi l'avvocato dell'avversario, ma esistono una serie di eccezioni, come ad esempio nel caso in cui la questione affrontata è nuova, o c'è stato un repentino cambio di interpretazioni nella Cassazione, oppure ancora quando il giudice non ha integralmente accolto la tua domanda. Quindi un consiglio: non sparare alto quando chiedi un risarcimento, perché se non ti viene riconosciuta l'intera somma che hai chiesto, poi le spese legali le devi pagare in parte anche tu. Lo sai che guidare con il braccio fuori dal finestrino ti fa rischiare una multa? Il codice della strada dice che devi mantenere sempre il controllo dell'auto e non assumere mai posizioni che possano rendere più difficili le manovre di guida. In più non puoi sporgere dalla sagoma dell'auto. Guidare con una sola mano ti può costare una multa da 41 a 168 euro. E il fatto che tutti lo facciano non è una buona scusa. Se trovi un poliziotto intransigente, non ti potrai aggrappare a questa motivazione. C'è un precedente del Tribunale di Genova che lo conferma. Lo sai che se tua moglie fa entrare il suo amante in casa mentre tu sei fuori, lo puoi denunciare per violazione di domicilio? A confermare questa originale interpretazione del diritto è stata la Corte d'Appello di Cagliari nel 1990. Lo sai che se hai firmato un contratto di affitto per 3 o 4 anni non puoi più revocarlo prima della scadenza? Potresti farlo solo se hai una valida ragione, ma questa deve consistere in un fatto sopravvenuto, ossia che non conoscevi al momento della stipula del contratto e non deve dipendere dalla tua volontà. Potrebbe essere ad esempio un trasferimento o la perdita del lavoro. Lo sai che se non ti presenti più al lavoro e ti fai per questo licenziare, sei tenuto a rimborsare alla tua azienda la tassa del licenziamento, cioè il cosiddetto ticket NASPI? Lo ha detto proprio di recente la Cassazione, ne abbiamo parlato in un video, e quindi in questo modo tu quei lavoratori che pur volendo dimettersi non vogliono rinunciare all'assegno di disoccupazione e così costringono il proprio capo a licenziarli standosene allegramente a casa, da oggi pagheranno. Lo sai che se hai il pass per invalidi e parcheggi sulle strisce blu devi comunque pagare il ticket? Già, il contrassegno per le persone con ridotta mobilità serve solo per fini logistici, non è invece un contributo al reddito.
credito, per cui anche l'invalido deve pagare il parcheggio e non importa che lo spazio sulle strisce bianche sia occupato. Solo il comune potrebbe disporre diversamente, stabilendo un'apposita esenzione, ma deve risultare a livello locale, diversamente rischi una multa. Forse non sapevi che fare l'autostop è illegale, ma solo se ciò avviene in autostrada o anche sugli svincoli dell'autostrada o nelle aree di sosta lì vicino. Questo perché si vuole evitare che la presenza di viandanti in prossimità di strade dove la velocità è elevata possa costituire un pericolo per loro stessi e per la circolazione. Lo sai che se il tuo gatto o il tuo cane entra nel giardino altrui, hai il diritto di seguirlo per riprenderlo e che questo tuo comportamento non può essere considerato come una violazione di domicilio? Il nostro codice civile infatti riconosce un vero e proprio diritto di inseguire l'animale che sia accidentalmente finito nella proprietà altrui, obbligando il proprietario del terreno che si rifiuti di riconsegnarlo a consentirci l'accesso o comunque il passaggio. Lo sai che se qualcuno ti blocca il passaggio con l'auto e non ti consente né di uscire né di entrare dal tuo parcheggio o nel cortile condominiale, lo puoi querelare per violenza privata anche se ciò avviene per poco tempo? E lo stesso puoi fare se un'auto si parcheggia così stretta alla tua da non consentirti di aprire lo sportello obbligandoti ad entrare dal lato passeggero, parola di Cassazione. Lo sai che se vuoi pagare il conto al ristorante o in qualsiasi altro negozio in monetine da 1 o 2 centesimi hai il diritto di farlo? Il negoziante non può rifiutare gli spiccioli di bronzo, per quanti essi siano, e se lo fa commette un reato, quello di rifiuto di monete aventi corso legale, che è previsto dal nostro codice penale. Insomma, hai capito bene. Se il giornalaio si rifiuta di accettare 50 monete da 2 centesimi o il negoziante non accetta 250 monete da 20 centesimi per un abito, lo puoi denunciare. Lo sai che se il ristorante non ha il POS, puoi rifiutarti di pagare e andartene impegnandoti però a farlo il giorno dopo che avrai prelevato dal bancomat, e che per questo nessuno ti potrà far pagare un aggravio a titolo magari di interessi? Lo sai che se tu hai una casa e tua moglie un'altra, per non pagare l'IMU dovete avere la residenza nello stesso posto? E questo perché la legge non consente l'esenzione fiscale per i coniugi che non convivono e risiedono nello stesso posto. Quindi addio false residenze solo per avere l'esenzione IMU. Lo sai che se usi la connessione internet dell'ufficio pubblico dove lavori, o se anche carichi il cellulare alla presa elettrica, potresti essere incriminato per peculato? Sì, in passato si è fatta un'interpretazione molto rigida di questo reato, quello cioè che commette chi si appropria di beni o denaro pubblico. Oggi però con i contratti flat che prescindono dai consumi, fare telefonate con il telefono dell'ufficio non è più considerato reato, ma occhio a non perdere tempo perché potresti comunque essere licenziato. Lo sai che se dici una parolaccia a un poliziotto e nessuno vi sente, non commetti reato di oltraggio a pubblico ufficiale? Questo perché per l'oltraggio è necessario che, a parte tu e il poliziotto, ci siano almeno altre due persone nei paraggi. Quindi, se anche c'è il solo collega di pattuglia, non puoi essere denunciato, potresti commettere l'ingiuria, che però non è un reato. Lo sai che se davanti a un controllo della polizia fai inversione a U, non commetti reato di resistenza a pubblico ufficiale? Solo se la polizia ha già alzato la paletta sei costretto a fermarti, ma se non lo fai rischi solo una sanzione amministrativa, una banale multa. Lo sai che si può ottenere il divorzio immediato, ossia senza bisogno di separazione, se il matrimonio non è stato consumato? Questo significa che se vuoi risparmiare i soldi di un giudizio, potresti anche accordarti col tuo coniuge con cui hai già deciso di lasciarti. Una giustificazione di questo tipo ti consentirebbe di dimezzare i tempi e le spese legali. Lo sai che se hai la colf o la badante a casa tua non puoi mettere una telecamera per controllarla, e se lo fai commetti reato? La colf e la badante sono normali dipendenti e pertanto non puoi sottoporle a controlli a distanza, per come vietato del resto dallo statuto dei lavoratori. E sempre per rimanere in tema di colf e badanti, lo sai che se il lavoratore domestico è in nero e lo paghi in contanti, questi dopo numerosi anni può chiederti tutti gli arretrati sostenendo che tu non lo hai pagato? Spetterebbe a te dimostrare il contrario, ma come farai se non hai la traccia dei pagamenti? Lo sai che se trasporti un malato in ospedale e c'è una situazione urgente che comporta un rischio per la sua salute, puoi violare anche il codice della strada? Fatti però dare un certificato dal pronto soccorso, perché se qualche telecamera ti riprende mentre passi col rosso o superi i limiti, dovrai fare ricorso e dimostrare lo stato di necessità. Concludiamo con un precedente che ha dell'incredibile. La
possessione demoniaca. Lo sai che il tribunale di Milano si è trovato ad affrontare una causa incredibile dove il marito voleva divorziare dalla moglie perché sosteneva che questa fosse indemoniata? E lo sai che anche le testimonianze dei vicini e del parroco hanno dimostrato che in quella casa avvenivano cose strane, fenomeni inspiegabili, che la donna si irrigidiva sul più bello, che soffriva di convulsioni, che strisciava e si dimenava sul pavimento della chiesa, che addirittura, pur essendo piuttosto mingherlina, era in grado di scagliare una panca della chiesa contro l'altare e che si alzava da terra e poi ricadeva in proiezioni paraboliche qualche metro più in là, come neanche un atleta sarebbe in grado di fare? Insomma, i magistrati, pur non potendo ammettere che la donna fosse posseduta da Satana, hanno dovuto dare ragione al marito, confermando la volontà del divorzio. Ma non è tutto. Poiché non c'è colpa nell'essere posseduti da Satana, il giudice ha riconosciuto alla povera donna l'assegno di mantenimento. E che diavolo, è proprio il caso di dirlo. Noi però diciamo questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.